In questo tutorial di Arcadia vedremo appunto delle funzioni utili come quella della selezione rapida, quello di poter andare a copiare quelle che sono delle proprietà di un muro su un altro muro e soprattutto è importante andare a definire quelle che sono i sottogruppi. Partiamo innanzitutto dal discorso di selezione rapida. Se vedete qui nella gestione del progetto abbiamo appunto tutte quelle che sono la struttura d'albero degli elementi oggetto inseriti all'interno del mio progetto. Ora però se io adesso voglio andare a selezionare gli elementi muro in questo modo io posso andare a procedere a fare la selezione del muro e fare selezione. In automatico vedete mi ha selezionato tutti quelli che sono gli elementi muro. Questo mi permette di apportare quelle che sono proprietà generali per tutti gli elementi selezionati. Se ad esempio vedete qui c'è un sottogruppo, vedete questi qui sono rappresentativi dei muri praticamente di riferimento. Ora, se io adesso vado a selezionare muri esterni, dovrei poter andare a selezionare solo quelli che sono stati raggruppati nei muri esterni. Vedete, difatti mi ha raggruppato solo quello che è il muro esterno. Questo cosa mi permette di fare? Soprattutto di poter andare a modificare quello che è il colore di rappresentazione. Vedete? Quindi in automatico mi ha creato quello che è il sottogruppo. Ma come si crea un sottogruppo? Ad esempio, andiamo a selezionare questo oggetto. Questo qua fa parte sicuramente di un muro interno. Andiamo a vedere la selezione. Vedete, questi sono tutti i muri interni. Ora io vorrei andare a crearmi, quindi tasto destro, aggiungere un gruppo. Gruppo, andiamo a inserire quelli che sono, per esempio, pilastri. Ok? Quindi io ho inserito il gruppo pilastro e adesso cosa vado a fare? Vado a selezionare questo elemento e gli vado a dire aggiungere elementi selezionati al gruppo. Quindi questo gruppo qui. Vedete, mi ha spostato questo muro che era sul muro interno sul pilastro. Quindi questo qui lo posso evidenziare, eccolo qui. E vedete, mi ha creato quello che è un sottogruppo pilastri. Questo mi dà la possibilità quindi di andare a personalizzare tutto quello che mi serve per il disegno. Ad esempio, adesso qui andiamo a rappresentarlo in colore grigio muro interno, grigio chiaro, oppure ancora meglio mettiamolo verde. Quindi mi permette quindi di evidenziare e di rappresentare quello che è il mio muro. Ovviamente se io ho una personalizzazione di un muro, in particolare per esempio prendiamo in considerazione un muro che ha queste caratteristiche come campitura, ok? Prendiamo come campitura di questo tipo, ok? E la voglio rappresentare anche su quest'altro muro, io basta andare a selezionare il mio muro e andare a fare copia formati. Clicco e quindi io posso andare ad applicare lo stesso formato anche su quest'altro muro e così via. Vedete? Quindi io mi va a personalizzare quello che è la rappresentazione proprietà di quell'oggetto. Abbiamo quindi parlato in generale di quelle che sono appunto tutte le possibili gestioni dei sottogruppi, della selezione e della gestione delle proprietà di un oggetto. Può essere applicato ovviamente a varie tipologie di oggetti, non solo ai muri, ma anche altre proprietà come porte, finestre e altro. Se io voglio andare ad eliminare un gruppo, io qui posso dire elimina gruppo, oppure aggiungi sottogruppo, lo posso cliccare anche qui sotto, quindi fare un ulteriore sottogruppo. E quindi ad esempio adesso andiamo a eliminare pilastri, quindi sottogruppo, eliminare il gruppo pilastri, sì, vedete questo qui adesso è tornato sulla sezione gruppo principale muri. Lo voglio andare a inserire in questo gruppo muri interni, ok, lo inserisco i muri interni. Ecco fatto.